Camer, ristrutturazioni d'interni, via Aldo Moro 38, Sondrio. Continua il magico momento dell'MGM 2000, che nella quinta giornata del campionato di Serie C1, disputata venerdì scorso a Morbegno, ha vinto contro la Derviese per 7-3. Un successo che permette agli uomini di mister Gianmaria Craperi di consolidare il primato in classifica, con due lunghezze di vantaggio sull'immediato inseguitore, il Bellinzago. 4 vittorie e un pareggio, il bottino conquistato dai neroverdi in questo avvio di stagione da incorniciare. Stagione al momento tutto bene, siamo ancora imbattuti in campionato, speriamo di rimanerlo pertanto, sappiamo che siamo solo all'inizio e ci saranno delle partite ancora più difficili che ci attendono a partire dalla prossima fuori casa con il Bellinzago, che è la squadra che ci segue a 2 punti in classifica. Adesso viviamo alla giornata e ci godiamo questo momento. Per noi 5 partite, 0 sconfitte, non era mai successo in C1, quindi è ovvio che quest'anno abbiamo alzato l'asticella. Contro i lecchesi si trattava di un testa a coda. Dopo una prima parte di gara equilibrata, i morbegnesi hanno preso sopravvento nella ripresa. Nel primo tempo la Derviese è ben arroccata in difesa e per l'MGM 2000 è difficile trovare gli spiragli giusti. La prima emozione del match la regalano gli ospiti, con una rete annullata per fallo dubbio. Sono così i padroni di casa a sbloccare l'incontro con De Michelis, al termine di un'azione corale. La Derviese però è sul pezzo, in contropiede ristabilisce la parità. È un libero di Casile a mandare l'MGM al riposo sul 2-1. La ripresa si apre con la rete di Benanti, poi i valtellinesi cambiano passo. Al terzo Alvarez trova il guizzo vincente, poco dopo l'espulsione ospite di Barindelli spiana la strada alla capolista. La superiorità numerica viene sfruttata con la segnatura di De Filippo al termine di una manovra elaborata. Poi la formazione di Craperi prende il largo con i gol di Moya, Alvarez e Casile. Questa sera sono molto contento perché ho visto la reazione che ho chiesto alla squadra dopo l'eliminazione in Coppa, che ci è bruciata. I ragazzi hanno dimostrato carattere, hanno avuto pazienza, perché comunque giocare in casa con una squadra come la Derviese che si chiude molto non è facile. Sembra che possiamo giocare meglio, che dobbiamo crescere, ma che abbiamo fatto un secondo tempo bene. Mi piace tantissimo il paese, mi piace tanto la squadra, il mio compagno, sto bene qua. Sì, un buonissimo primo tempo, sapevamo già che sarebbe stata una partita molto difficile contro la prima in classifica. Noi siamo venuti qua più che altro per fare una buona prestazione e per appunto testare ancora questa categoria, che per noi è sempre una categoria difficile. Buon primo tempo, poi nella ripresa sono venuti fuori i valori dei padroni di casa e il risultato è più che giusto.